Domenica di gara ricca di emozioni per i trofei Will Up Motoestate, disputati sull'autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Le temperature elevate non hanno certo aiutato gli oltre 200 piloti che hanno partecipato alle gare e il conseguente asfalto scivoloso ha tradito anche i più esperti. Oltre alle consolidate categorie motoestate e moto di serie Mini Open, ha riscosso grande successo la Race Attack, dove i partecipanti possono fare prove e due manche in un solo giorno. A corredo dello spettacolo in pista, l'attività di avviamento al motociclismo e sensibilizzazione alla sicurezza stradale per i giovani, gestita dalla FMI, e la sempre importante presenza della clinica mobile, più che mai utile in questo torrido weekend. Le gare hanno offerto spettacolo e colpi di scena a non finire, calamitando l'attenzione del pubblico presente. Emanuele Lobartolo ha fatto sua la 600 motoestate, al termine di una bella gara che lo ha riportato sul gradino più alto del podio dopo diverso tempo. Alle sue spalle Nicolo Rosso ed Emanuele Frosi in una gara veloce e combattuta. Lorenzo Renaudo invece è scivolato mentre si trovava in testa e una volta ripartito ha chiuso quinto alle spalle del giovane Giri, primo under 25. A terra Costantino nell'ultimo giro mentre si giocava il podio. Andrea Divora, la sua prima apparizione nei trofei Will Up Motoestate, ha vinto la 1000 Open. Il friulano ha avuto ragione di avversari del calibro di Giampiero Galante, ora leader di graduatoria, e Massimo Boccelli, che hanno completato il podio. Il quarto posto è andato invece a Pagnoncelli, campione 2013, che ha avuto la meglio su Fratus, vincitore di Franciacorta. Tra le moto di serie 1000, affermazioni di Oscar Tavella su Matteo Mestriner, vincitore a Franciacorta. Terza piazza per Massimo De Carli, che dopo la sfortuna della prima gara, porta sul podio la sua Honda CBR 1000RR del 2007. La Naked è stata dominata da Nicola Ruggero, che ha mantenuto il comando dal primo all'ultimo giro e controllato il recupero di Rudy Gaggiolo, seguito a distanza da Diego Masciocchi terzo. Fuori al primo giro per una caduta Marco Toini, vincitore del primo round di Franciacorta, e con questo risultato Ruggero è diventato il leader della classifica. Nella 600 moto di serie, finale sorpresa, con Luca Tarenzi che scatta dalla seconda fila e combatte nei primi giri con Manuel Perseguin, mentre Paolo Lolli, nonostante una brutta partenza, risale fino alle prime posizioni. Alla fine la spunta Tarenza, di misura su Perseguin, con Lolli terzo, ma il piacentino purtroppo viene squalificato per irregolarità tecniche. La classifica rivista vede quindi primo Perseguin, alla prima vittoria in carriera, secondo Lolli e terzo Giovanella. E in campionato il numero uno provvisorio va nelle mani del debuttante Lolli. La Mini Open sembra avere lo stesso copione del primo round, con Mauro Goffi al comando e Suardi secondo. Il colpo di scena arriva sul finale, con Suardi abile a recuperare lo svantaggio ed a superare Goffi all'ultimo giro. Terzo posto per il rientrante Francesco Pernoni, infortunatosi alla spalla a Franciacorta. Bene anche la pattuglia rosa, cappeggiata da Elena Barolo, che ha ben figurato in una gara tirata con al via anche tante 125 SP, dove la prima piazza è andata a Novali. Emozione raffica nella prima gara della Race Attack 600, con Roberto Carinelli che parte dalla prima fila ed è subito fuori. Davide Messori fa il ritmo, fino a quando è raggiunto da Andrea Carniglia, che però scivola mentre è al comando. A Messori non resta che gestire la vittoria, seguito a distanza da Stefano Mazzilli e Giuseppe Tarquini. In gara 2 è ancora Messori a dettare il ritmo, imponendosi con autorità su Carniglia e Luca Maggio. Conclude la giornata la Race Attack 1000, dove in gara 1 scatta bene dalla quinta casella Furio Rigamonti, che resta al comando per gran parte della gara, ma viene beffato da Nonella all'ultimo giro con Carlo Carminati terzo. In gara 2 Mattia Puttini è protagonista dopo essere caduto nella prima manche. Domina gran parte della gara, ma è ancora lo svizzero Nonella ad arrivare primo sul traguardo. La terza piazza questa volta è di Nicolò Ornati, mentre la classifica assoluta vede Nonello primo, Rigamonti secondo e Ornati terzo. Appuntamento con il terzo round dei trofei Will Up Motoestate il prossimo 4 e 5 luglio all'Autodromo di Modena. Vi aspettiamo!